un'iniziativa che porta finalmente l'archeologia sul territorio e non raccoglie gli elementi di archeologia rendendoli anche un po' avulsi dai luoghi in cui il materiale archeologico è stato ritrovato. È un insegnamento di tipo diverso questo delle attività alberghiere di accoglienza, ma quanto mai attuale in relazione a quello che è divenuto un elemento interessante per la città di Napoli, cioè il riavviarsi di di flussi turistici particolarmente significativi. Da un'indagine archeologica cominciata nel 1978 emerge una villa del primo secolo a.C. in prossimità del fiume Sebeto, sepolta da fango e cenere a causa dell'eruzione del Vesuvio del 79. Sono state recuperate ceramiche, balsamari, lucerne fittili, attrezzi agricoli ed affreschi del quarto stile pompeiano e la sala museale scelta per esporre questo patrimonio si trova all'interno dell'Istituto Alberghiero Cavalcanti in via Taverna del Ferro a San Giovanni a Teduccio. L'iniziativa è nata nel 2004, l'allora provincia di Napoli e anche sostenuta dalla sovrintendenza archeologica, avendo ritrovato questi reperti archeologici nella zona dove poi è stata poi costruita, edificata la nostra scuola, da quel momento si è messo in campo questo progetto che è appunto Domus Foris Flubeum. È un motivo di vanto e di grande orgoglio per San Giovanni a Teduccio, perché veramente potrà essere un punto di partenza proprio per valorizzare il patrimonio. Ci fa piacere invece in questo caso lavorare con dei giovani, sapere che i giovani sono partecipi di questi nostri, anche di questo nostro modo di interpretare le cose. Fatemi dire, una coscienza civica che comincia a essere maggiormente radicata sul territorio. L'educazione civica che purtroppo viene trascurata nell'insegnamento, oggi si invera negli atti, nei fatti, nelle concretezze. Credo che questo sia il senso vero della nostra presenza qui. Siamo pieni di gioia. Particolarmente interessante risulta dunque il legame non solo con il territorio, ma anche con la vocazione didattica della struttura, che si occupa di formare i giovani proprio nelle specifiche materie legate ai ritrovamenti, che parlano in maniera approfondita dell'antica cultura enogastronomica della Campania Felix e delle abitudini alimentari e culinarie dell'antica Roma. È la grande voglia dei nostri ragazzi delle scuole che qua in questo luogo così difficile, così complicato, così di fragilità, attraverso questo museo consegna alla vita contemporanea quella che è stata la vita di una volta, fatta di reperti di un'epoca antica, travolta dall'eruzione del Vesuvio, ma poi con gli scavi riportati alla fruizione collettiva e che dimostrano come questa zona è stata ricca di vitalità e umanità anche in un'epoca molto antica. Quindi io mi auguro sempre di più che si possa coniugare storia della città, cultura, con la sinergia istituzionale che c'è stata in questo caso, le nostre scuole e la nostra città.